Eccoci, buongiorno, buongiorno. Attendiamo con questa diretta. Mi vedete? Penso proprio di sì. E allora, ci siamo. Sono le 13 e benvenuti alla sesta edizione del Varese Pride in Digital Edition, edizione del Varese Pride 2021 e Varese Pride Week 2021. Oggi parte la presentazione ufficiale che già si sta tenendo proprio in questi istanti presso il comune di Varese. Ora siamo qui oggi per presentare e abbiamo l'onore di avere una con noi la storica drag queen di Varese. Forse non so se la sentite, ma sta già per arrivare. Ciao! No, aspetta. Allora, abbiamo con noi la storica drag queen classic impersonator. I suoi spettacoli sono concentrati nel cabaret, nelle imitazioni cantanti femminili come Arisa, Mina, Nada, Fiordaliso, vincitrice e regina d'inverno Nord Italia 2018. Madrina per 5 anni di Miss Drag Lombardia dal 2013 al 2017, concorrente di Miss Drag Queen Italia All Star 2020, posizionandosi sesta su 16. È con noi, signori e signori, Safira! Eccoti! Ma ciao! Ma Buongiorno, buongiorno! mamma, io con gli Allora, occhiali ti è perché non ci piaciuto come vedo. Cioè, ingresso? dico con gli occhiali perché non ci vedo. Ciao Ines! Buongiorno, buongiorno, benvenuta. Come stai? Ma guarda, come dico sempre io da quando ho iniziato l'anno scorso e quest'anno, procedo! Bene, bene, bene. Sto bene, dai, sono sopravvissuta, sopravvissuta. Oh. Senti Ines, ma che bella descrizione che mi hai Ma la fatto. descrizione, ma soprattutto le trombe, cioè io guardo veramente la regina, L'anello. Guarda l'anello mentre mi mamma mia, infa, è sento. tutto in pandan, l'anello, ecco che ci iniziano ad Onore. essere i nostri primi, adesso andiamo su, vediamo nelle conversation, Devo andare su commenti, giusto? ok, sì, sui commenti, però per adesso vorrei quindi fare un grande applauso a Safira per essere con noi, un grande applauso per i nostri ospiti, un grande applauso a me stessa, Te lo che faccio ci io vuole, l'applauso. che ci Brava Ines, e vuole. complimenti a te e a tutti voi del Varese Pride. Grazie, grazie, grazie. E con questo appunto che siamo qui adesso, che abbiamo appena proprio iniziato, vorrei ringraziare ovviamente Arcigay Varese, che con il suo presidente Giovanni Boschini, tutto il direttivo, tutti i volontari che come ogni anno contribuiscono non solo alla realizzazione del Varese Pride, ma anche a tutte le altre iniziative durante l'anno. Allora, ricordiamo che questo è un evento patrocinato dal Comune di Varese e vogliamo anche ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito quest'anno per la realizzazione, che sono Vector, così com'è, Sguardi di confine, Acconciature Federica e il gioco ed educativo. Allora, adesso io, se tu hai 2 minutini, vorrei Certo. rispolverare insieme a te, prima di poi iniziare la nostra Com'è? rocambolesca, Ripetilo bene. la nostra rocambolesca. Va bene, rocambolesca giornata. Vorrei vedere insieme a te e ripercorrere quelli, insieme poi a tutti quelli che ci stanno seguendo, e tutti i Pride passati. Come? Attraverso naturalmente un video che adesso fra 2 minuti partirà proprio dietro le nostre spalle, e dopodiché andremo insieme a raccontare invece quello che è la nuova Pride Week. Va Giusto? bene, va bene. Sono molto curiosa. Ok, te ti sei preparata? Ma ho messo anche gli occhiali perché ho dovuto fare le stampe giganti perché tu sai ormai Io invece l'età. vado così, vado. Eccolo, prego. La prima volta a
dedicata alle vittime della strage di Orlando in piazza anche il vice consolo americano. Eccoci qua, ritorniamo. Mamma, che bello, quante emozioni, guarda, sì, effettivamente te lo stavo proprio dicendo, emozioni a pelle d'oca. Si può dire, si può dire a gogo. A gogo, sì, sì, anche pelle d'oca. A pelle d'oca. No, per vabbè, delle emozioni, Ines, comunque un video in pochi secondi che avete, avete inserito degli attimi molto belli e sicuramente di grande importanza. Bene, grazie, grazie, perché hai visto che comunque c'eravamo poi alla fine, c'eravamo come l'anno scorso e ci siamo anche quest'anno. Quindi presente. Presente. Allora, andiamo magari a un attimino a coinvolgere quelli che sono gli eventi che ci saranno praticamente a partire da oggi, cioè con la presentazione ufficiale in comune, nella sala matrimoni, con il nostro spettacolo La Ines e Safira, e oggi pomeriggio alle ore 18:30, se vi collegherete, ci sarà la presentazione del nuovo libro di Simone Alliva, Fuori i nomi. Modera Federico Galbiati. Vado avanti, procedo? Sì. Ok. Allora, per lunedì 7 giugno alle ore 20:30, il gruppo Giovani di Arcigay Varese propone una serata dedicata alle testimonianze dei giovani varesini, varesotti, eccetera, appartenenti alla comunità LGBT più Modera Marco Poli. Mamma mia, hai visto una presentatrice. Esatto, qui ci stiamo giocando il posto per il prossimo. Cioè, il prossimo Sanremo. Esatto. Martedì 8 giugno invece, perché tu eri lunedì, giusto? 8 giugno alle 20:30, che genere di scuola? Dibattito e riflessione sulla scuola di oggi e suo rapporto con le tematiche LGBTI+. Modera Joshua Grassini. Allora, qui ho dovuto chiedere la parola in inglese, come ti avevo detto al telefono, no? Quindi, ci riuscirò. Sì, allora, mercoledì, dimmi. È come Space Shuttle, e tu vai. Sì, la dirò benissimo con un americano pazzesco. Allora, mercoledì 9 giugno alle ore 20:30, Safe Space. Stata brava? Ottimo. È la nuova proposta di Arcigay Varese e proprio in questa occasione si parlerà di radici culturali della comunità LGBTI+. Modera Marco Poli. L'esame d'inglese l'hai passato, eh? Poi vedremo dopo. Se state tutti sintonizzati, aspetta che mi metto un po' questi capelli. Dicevo, se tutti state sintonizzati, dopo c'è un bellissimo gioco, anzi più di uno, che ci vedrà coinvolte quasi a tornare un attimino sui banchi di scuola. dopo il remake. Ok, andiamo avanti, che eravamo detto, quindi tu eri a Safe Space. Giovedì 10 giugno ore 20:30, incontro con le famiglie Arcobaleno, perché una famiglia è dove c'è amore. Modera Tramonte Tommaso. Venerdì 11 giugno alle ore 20:30,
Fatti gli ormoni tuoi, serata organizzata dal gruppo trans per rivendicare il diritto di autodeterminazione nell'identità e nel corpo. Moderano Ivan e Clara. Benissimo, e adesso si concluderà sabato 12 giugno dalle ore 17 fino alle ore 23:30 chiuderemo la Pride Week con il Varese Pride Night, dove al bar tennis all'interno del favoloso parco di Villa Töplitz a Varese, e attenzione perché qui non so come mai ma c'è una favolosa drag queen. E chi è? Ma non lo so, chi sarà mai? Ma le favolose qua siamo io e te. Ascolta, allora devo rimettere sulle trombe? Rimettiamo, certo, sulle trombe? Ma le trombe! Ma ti pare? La nostra ospite ovviamente sarai sempre tu. Ma mi dovrò esibire. Puoi fare tutto ciò che vuoi. Ma sì, dai, mi esibisco. Ti esibisci anche tu però, non puoi. Non so, non penso proprio. Finché la barca va... Lascia andare. Oltre appunto le tue performance e la tua bellissima presenza, ci sarà anche la performance di Mirko Vita dal burlesque al cabaret, passando con il voguing. Tanta roba, che è una danza contemporanea nata nei locali gay frequentati da latinoamericani e da afroamericani degli anni 60. Potrei già interrogarti chi è la prima che ha fatto voguing, che l'ha sdoganato. Madonna! Ma bravissima, ok. Quindi già saltiamo allora una domanda di cultura generale. No, allora vediamo un attimino. Questo è ovviamente un evento in collaborazione con l'associazione Copuf e Iniziative Culturali e Mad Boys, ok? Dove, attenzione, in questo evento ci sarà non solo Safira Drag Queen, Mirko Vita, ma anche ci sarà il banchetto di Arcigay, dove ci sarà la possibilità di trovare i gadget arcobaleno, tra cui le borracce del Varese Pride e i braccialetti. Si ricorda comunque che in quell'evento l'ingresso è comunque libero e su prenotazione. Le prenotazioni sono sold out, come si suol dire, quindi potete mettervi sempre in lista. C'è la lista white, la white list che è di attesa, giusto? Dove comunque poi uno, se non verrà e lo confermerà prima, potrà venire e parteciperà, se si mette in lista. Però che bello, Ines, ascolta, sentire la tua voce così femminile è così. Quasi, è quasi un... piacere. Io sono la Maria. Allora, qui abbiamo già sfiorato. Qui il tempo vola, perché i primi 5 minuti... Vola. Esatto, adesso entriamo nel vivo, e nel vivo ovviamente abbiamo non solo bisogno delle due persone qui presenti, cioè della Ines e della Safira, ma abbiamo bisogno anche del pubblico. Quindi pubblico, prendete anche voi posizione. Carta e penna la prendiamo noi, giusto? Sì, allora, certo. Io ce l'ho. Vuoi dire te che gioco faremo? Ma scusa un attimo, mi hai introdotta e hai fatto tutta te una lezione a me per come fare il gioco, e adesso mi dico, cosa stai facendo con la penna? Mi rigo la fronte. Ti migliori in make-up. Sì, più di così, guarda. Allora, niente, adesso facciamo un gioco molto esilarante, no? Un po' particolare. Nomi, città, cose. No! No, era un tranello, quello l'abbiamo già fatto l'anno scorso. Spaventata. Facciamo un rossetto tra i denti. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti i partecipanti e chi si sta collegando adesso. Allora, noi faremo adesso un gioco, insomma, molto carino, un po' nuovo, no, diciamo, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto nomi, cose, città. Mi sta cadendo la spalena. È andata a Ruba, quel gioco lì. È andato a Ruba, l'hanno imitato tutte le draghe. Nessuno conosceva nomi, cose, città. Esatto. Allora,
Il gioco consiste nel disegnare la parola senza dire nulla, cioè l'avversario dovrà indovinarla, è necessario ovviamente mostrarlo a voi il disegno, il disegno, e quindi l'avversario dovrà disegnare insomma il nome che viene detto, giusto? Okay. Da parte mia le mie, da parte tua le tue. Volevo anche aggiungere che queste informazioni sono ignare alle due concorrenti qui presenti, quindi io non so dall'altra parte. No, è vero, guarda, ci tenevo. Tu no, sei furba! Ci tenevo perché sai che cosa? Credo che, guarda, non ho preparato niente, il foglietto è bianco, ok? Inizierò da subito a fare questo disegno, quindi... Allora... Inizi tu. Allora, siate pronti, voi del pubblico! No, vuoi iniziare te? No, inizio vai, io. Vai! No. No, perché sennò poi dopo non ce la faccio... Cioè, adesso la sto cercando di fare... Ma guarda, secondo me è venuto molto bene e secondo me lo capirai e lo capirà anche il pubblico. Sì, dai, è molto carino, no? Ma perché? Un tasso? Ci sei vicinissima, ma non è propriamente... Il pubblico potrebbe suggerire, ma... Tapiro! Arca miseria, Omar, no, ma io non so se si fa così. No, anche lui si fa così, comunque. Siete vicini, sia al tasto. Ah, il mangia formiche! Bravissima, che si chiama? Non cinghiale. Aspetta che vado su Google. No, dai, una formica enorme. Il tasso, no, il no, tasso. Dove sta? Dove la sta? Talpa! No, e guarda che l'hanno scritto sul pubblico. Il formichiere! Bravissima! E no, ma ha vinto Rosanna D'Ascenzo! Rosanna, grazie Rosanna per averci aiutato, soprattutto, aspetta un attimo perché qui sto facendo su un casino che devo... Ops, adesso, aspetta che a night... Ok, ci siamo. E ma non puoi ingrandire un pochino, Ines? Non puoi ingrandire un po'? Vuoi che ci ingrandiamo? Un pochino, lascia guarda. Sempre... No. Come no? Così sì, mi piace. Si vede sul naso. Oh, così, va bene? Ma è più bello, era più bello... Vabbè, va bene, brava. Oh, fai vedere la spalla. Oh, guarda qui. Rubate queste spalle, rubate all'agonismo. All'agonismo. Qua, al metalmeccanico, va. Qua. Allora, adesso, dopo il primo gioco, io non so prima di tutto quante persone ci sono collegate. Però, ma devo famiglia. Disegnare io adesso. Adesso tocca a te disegnare, esattamente, io ma, indovinare. Ma tu ne hai due come ne ho due io, giusto? Certo. Quindi certo. Io faccio questo, poi dopo tu fai l'altro. Esatto, mi piace fare questa cosa. Bionde. Allora, inizio. Allora, vediamo. Cosa mi disegni? Magari il pubblico potrebbe aiutarmi, giusto per non fare un paio di figure. Ciao Dario, che si è appena collegato, grazie per il bellissime, fantastiche. Io aggiungo, invece Rosita Marasco Bartolotta ci dice cinghiale, ci ha dato delle cinghiale, no scherzo, era ovviamente riferito al gioco di prima. Buon pomeriggio, cinghialotta. Bellissimo trucco, Loredana Rizzi che ci aveva scritto prima, Omar Monsur, ovvero ci aveva scritto ciao. Cosa stai facendo? Eccoci con Giovanni Boschini che ci augura a tutti buon Pride. Ciao a tutti! Grazie, buon Pride a tutti. Non si vede una mazza, però potrei... questo lo so allora. No, guarda, ti giuro, se lo indovino subito... Inizia con la P. Come? Con la P, la lettera P... No, non è un palombaro. No, oh, palombaro. Ascolta. Palombo l'ho mangiato l'altra sera, il palombo. Ascolta, allora è qui cosa hanno scritto? Bravo, Omar! Omar, io volevo dire astronauta. No, ma l'ha aiutato la grotta, lui sai che con la grotta. La grotta. Al freddo, al gelo. Io stavo confondendo, poi col caldo che c'è qui, guarda, con la grotta lì non così. Usteria numero uno. Allora, bravo, Omar!
Grazie che mi hai aiutato, così siamo uno pari, palla al centro. Potremmo anche fare le croniste oltre le troniste, no? Sì. Potremmo anche presentare un concorso insieme, non so, Miss Pride. Miss Pride. Miss Pride Varese. Dalla grotta, guarda cosa ci scrive Omar, che ovviamente, che dalla grotta me ne sono accorto subito. Omar, io invece la grotta, la signorina qui presente me l'ha nascosta, perché non riusciamo a cablare sta cam, cioè veramente, ecco, io vedevo solo questo, brava. Qui c'è sotto lo zampino di, Allora, tocca a me. Guarda, mi si stava pure spegnendo il computer, quindi non sarà... No. Ecco, c'è anche Marco Vita che ci ha scritto tanti cuoricini, colui che poi farà del voguing, che ce lo presenterà. Ciao Mirko! Voguing, Allora, io devo fare una cosa molto difficile. Allora, vediamo. Posso farne tanti. Ok. Ma io perché sempre... Guarda, perché... La mia è difficilissima adesso. Sì, anche a me. Ma è la Giorgia, Cioè... Chi è il regista di questa trasmissione? Allora, vediamo se qualcuno capisce. Cioè, soprattutto no, aspettate un attimo prima a suggerire, perché io dopo, insomma, non voglio che si suggerisca molto, Ok, che cos'è? Ma soprattutto ti dirò, questo... Ok, no, si butta nella plastica, insieme alla plastica, perché sai che c'è la disquisa. Scusa, un attimo, ma puoi fare un disegno così indecifrabile e cercare che noi ci riusciamo? Io vivevo ai tempi... Oh, vedi, guarda, c'è stato qualcuno... Allora, prima di tutto... Ma la mucca! Aspetta, Giorgia che sorride... A Isaac Marcos Raban, che chiama al suo cospetto Riccardo, ci saluta, lo salutiamo. Ciao Riccardo. Omar ha detto la mucca e poi sarà la mucca. Ma attenzione, aspetta, quella dopo sì, perché scusa, cosa c'ha sotto questa cosa qui? Ah, il latte! Bravissima, l'ha indovinato, caspita, visto. Cioè, ti ho dato tre indizi particolari, no? Cioè... Omar, ci siamo aiutati, ti sto scrivendo al cellulare, brava! Ti sta scrivendo al cellulare? Allora, adesso io chiamo subito il notaio. Notaio, si presenti, Omar, in via! La prossima, te la dico! Il disagio della Ines è un rebus, qui dicono dalla regia. Omar, adoro, grazie Omar. Ok, allora, diciamo che caspita, qui ci siamo già bruciati i primi 23 minuti, giusto, del nostro programma. Ma ce la facciamo, Certo, cioè... soprattutto abbiamo bruciato il primo gioco. E invece adesso... No, manca il mio disegno! No, manca ancora il tuo disegno, caspita! Scusa. No, ci mancherebbe, ma è solo che non riesco a disegnarla, io ci provo. Guarda che dopo chiamo la Giorgia. Allora, vediamo, Io perché no, perché nel frattempo, carissima... Io farei anche questa situazione qua, guarda. Se mettiamo un attimino di questa. Un po' di suspense. Allora, buona Pasqua. No, buone vacanze. Ma no! Ma cos'è quella roba lì, scusa? Buon Pride! Scusa. Se ti ho messo buona, vuol dire che è qualcosa da mangiare. Buona la panna. No. Qui scrive buon Pride. Ah, Fred ci saluta. Allora, buona. Ma non si capisce cos'è quella roba lì, scusa. È buona. Così si fa, Cioè, nel senso, la torta. Nel regolamento tu mi hai detto bisogna fare un disegno, ma non deve essere un disegno tanto comprensibile, nel senso, infatti, quindi cosa meglio, no? Una spugna, no. È buona, allora, la spugna buona, sembra una piscina quella lì, no, c'è anche, guarda, sotto vi aiuto, c'è un avvicinano, non ci vedo, avvicinano. Cos'è che c'è sotto? Usteria. Sotto c'è una pentola.
E sopra c'è da mangiare, si mangia a pranzo di solito, con la famiglia la domenica. La polenta, buona polenta. No, vediamo cosa scrive. La lasagna, Riccardo! Lasagna, Riccardo, grande. Ma ascolta, grande, ma carino, scusa. Riccardo, voglio vedere Riccardo. Cos'è che vuoi vedere? Riccardo, ah, è carino Riccardo. Riccardo, sì. Allora, teniamo gli ormoni a bada, E c'è anche Simona che ci manda le bandiere, ci manda i cuori. Dai, dai, dai. Pasta pasticciata, bravissima. Vedi, c'è anche la pasta pasticciata. Però ha vinto Riccardo. Vabbè, le lasagne, però, insomma, anche tu, cioè, mi sembrava un letto. Giusto per tenere a bada la sua. Un letto. E certo, Bagnato scusa, asciutto, ma... lo metti dappertutto. Lo metti dappertutto, dappertutto. Quindi, ok, quindi, Ines... Io faccio questa. Ah, un altro? La Ines ha sbagliato. Aspetta, devi spiegare il secondo gioco. Sì. Ok, Riccardo dice che l'hai disegnato benissimo. Allora, io adesso non vorrei mettere in dubbio le arti e le doti. Quella è una lasagna, perché la teglia si vede benissimo con quel coso che sembra tipo... tipo ma dov'è la cosa della teglia? La teglia è qua, la prospettiva, non la vedi? Sì, certo, mi sembra più un... com'è che si chiamano quelle che si usano? Una pushette. Ah, perché la tua mucca sembrava il barboncino della mia vicina. Ok, io direi che andiamo avanti perché il tempo stringe, il tempo è tiranno e qui la voglia di fare tante cose c'è, giusto? Ok, adesso c'è andiamo avanti col secondo gioco. Ok, consiste in questo gioco nel far capire all'avversario che si trova davanti a me, ovvero Safira, attraverso, non si capisce che cosa, la mia bocca, però senza cantare, quale canzone sto canticchiando. Ecco, cioè questo, ok? Siete pronti tutti? Io guardate che ho delle doti canore, Mi chiamavano l'usignolo di Montreal. Mangia solo. Non si può dire il brand. L'usignolo, dovevi la cookie. Sì, una pappagalla. Quindi fanno la Rosita dice dovevi sponsorizzare la cookie che sono le teglie quelle. Ah, ma tu le fai nella cookie. Io le faccio nella cookie. Sì, no. Io cucino che meraviglia. Cosa c'è? Toma ci scrive, ma le scritte sotto, cioè la traduzione non si può togliere, che vi copre le labbra. Quale? Io sono a posto. Ah, ma perché tu te la devi togliere te, Omar? Cioè, se tu stai guardando da YouTube, devi togliertela te. Ascolta, andiamo come avanti. Come che allora. Devi togliertela te? Insomma, allora io direi che possiamo andare avanti e quindi io direi che inizio a... intonare questa canzone, vediamo chi ce l'ha, cioè tu la devi indovinare. Io Safira, gli altri. Qui, cioè, anche gli altri, no, gli altri ci aiuteranno. Ah, da Facebook, questo non te lo so dire, mi spiace, scusaci. Ok, fatto, sei riuscito, Omar, ottimo. Allora, inizio, L'inno d'Italia. Are you ready? No! Ma sono stata bravissima. Guarda che adesso sicuramente il pubblico lo indovinerà. Però devi essere te. Guarda subito Riccardo. Radio Gaga. Mamma mia, questo Riccardo è preparatissimo, preparatissimo. E con Radio Gaga erano i Queen. Oh, bravissima, bravissima, Radio Gaga, anche Omar. Ma l'avete indovinata tutti, ragazzi. Radio Gaga. Queen, bravissima, anche Rosita. Queen the Queen, Freddie Mercury. Queen. Oh, però sono stata brava, no? Ho un futuro. Brava. Io all'inizio mi sembrava l'inno d'Italia. Inizierei da X Factor anch'io, poi non lo so, faccio un tour, poi arrivo all'Eurovision, vinco prima il Sanremo. Intanto quest'anno potresti anche fare un concorso magari per iniziare di più, no? Che già sei...
Ma come sta male? Ma come gli gira la testa quando gli parli? Infatti, quando mi parli di concorso, guarda, qualcuno mi dice brava, grazie Rossana, e adesso è il tuo turno. Sono tutta orecchie per te. Allora. Ma il bilancio del giorno dopo. Dai, ce la puoi fare. No, non lo so. È italiana? No. Noi l'ho nominata prima quando mi hai fatto la prima domanda di cultura. Ma vai avanti, vai, tutta la voglio, tutti i tre minuti. No, sono solo quello io, sono solo quel pezzo lì. È stata Giorgia, mamma, mi ha messo in difficoltà. Allora, sì, bravo! Ti saluta Elisabetta, aspetta, c'è Madonna Omar e sì. Like a Virgin di Omar, sempre Omar, Madonna, ma Like a... potevi anche aprirla la bocca, potevi aprirla la bocca, amore mio. Eccola, così. Salutiamo anche Elisabetta, no, Lopez, Elisabetta. Ciao bellissime, grazie per le bellissime. Allora, io direi che qui il tempo... Cosa? Adesso il terzo gioco, il terzo mi fa paura. Il terzo gioco. Allora, chiediamo al pubblico, ciao Domenico, a questo gioco di essere chiamato, grazie Domenico, dov'è? She sounds like happy birthday to you, senti come me l'ha suggerita il mio compagno che è qui con me, un saluto anche al compagno di Omar, Fred ci diceva che era tipo Happy Birthday, che io la so cantare molto bene perché ero ai tempi quando la cantavo al Mr. President. Mr. President. Sì. Ascolta, vai avanti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sembra che ci manca l'aria. La voce maschile. Happy birthday to you. Ascolta un po', ma io vorrei dire una cosa. Che adesso partiamo col terzo gioco, ma il terzo gioco il pubblico ci deve essere d'aiuto. Chi è che ha fatto la faccina un po' cattiva là sopra? Ho visto una capicina. Vabbè, saranno... le faccine cattive ci stanno. Forse perché abbiamo distrutto una canzone quale Happy Birthday. Beh, ma Happy Birthday è di tutti, no? Come si suol dire, copyright. No. Ascolta un attimo, volevo chiedere che il pubblico fosse un attimino complice a questo gioco, dove comunque sia io che la Safira dovremmo essere coinvolte in un gioco di domande di cultura generale. E qui, come diceva il buon Mike Buongiorno, lei c'è caduta da qualche parte, non lo diciamo. Guarda, se eravamo in un reality show ed eravamo alla fine per chi si salvava tra le due, mi sa che vincevi tu. No, sì, delle due che bisogna buttar giù, quindi io, cioè tu dici. No, vai. Stavo dicendo, e quindi il pubblico in questo gioco dovrà essere chiamato esplicitamente dal nostro momento catartico, ovvero nel momento in cui noi chiederemo, allora ovviamente se chiede il 50-50, in questo caso lo chiederò io a Safira, lei toglierà una risposta. E poi invece io chiederò, oppure si può chiedere scusate, l'aiuto del pubblico, ok? E quindi il pubblico dirà, lasciamo un 30 secondi che tutti scrivono e poi tireremo le nostre somme. Perché non è detto che il pubblico suggerisca giusto, fino adesso sì, però... Omar, ti scrivo! Omar, no, ti scrivo. Allora... No. No. Le mani su come si fa nella dad, ragazzi.
Su così, esatto. Chi vuole che inizi, io o te? Ti ho vista, ti ho vista. Allora, inizio io. Inizi tu? Oh, Sì, inizio io. già Allora, mi sto sentendo ascoltate male. pubblico, Allora, mi ascoltate. raccomando, io chiamerò il pubblico o... Quante domande sono, scusi, in totale? Ne Una. sono quattro. Letteratura, geografia, storia e inglese, quindi sono quattro. Dai, vai allora. Vado con la prima. Yes. Allora, letteratura italiana. Ossi di seppia. È una famosissima raccolta poetica del Novecento Sì. scritta da Saba. Aspetta, A. Saba. Yabba, B. yabba, yabba. No, non sento. Aspetta, A. Saba. Ah, ho capito Yabba, scusa. No. B. Manzoni. C. Ariosto. D. Montale. Allora, qui ci sono tante cose in mente. Allora, gli Abba, i primi non possono essere, giusto? Omar dice che lo sa, va che va su Omar, aspetta, forse internet. la so anch'io questa, la so anch'io, perché forse no. Allora, il Manzoni con gli ossi non so se ci aveva molto a che fare. L'altro chi era, scusa, la seconda? Allora, A Saba, Amo B questo Saba. Manzoni. Ma chi è sto Saba? Io non lo conosco. Non lo so, io leggo, non conosco neanche Manzoni. C Ariosto. No, l'Ariosto no, perché era No, io sono quello furioso. del pane, quello Era che l'Ariosto per, furioso, guarda, sì, quello per la la morte. carne. Di Montale. Allora, io farei, visto che sono molto indecisa tra Manzoni e Montale, perché iniziano tutte e due con la M, quindi mi ispirano. Io Ah. direi che Ma con la M ti ispirano sempre. anche se c'era Manzo, allora io direi Manzoni, è un Manzo, quindi potrei anche rispondere Manzoni, però guarda, sono molto indecisa, quindi sul suggerimento chiedo il 50-50 su queste due. Ah, subito, te lo No, vuoi non lo bruciare so, così? No, si può fare o chiediamo al pubblico se mi hanno già aiuta. chiesto. Allora, Rosita Marasco chiede 50-50. Forza, puoi farcela, Dai, dice vai. Allora, Rosita. Manzoni, Montale e quell'altro, il Saba lo escludiamo. Ne Fammi per tolgo 50. uno, ok? Sì, dai. Facciamo. Tolgo? Sì, vai. Tolgo. Tolgo Ariosto. Ma non va bene, tu dovevi togliere uno della colla M, scusa. Allora rispondo, perché io, ossi di seppia, mi ricordo montagne verdi anche, c'erano. No, c'era un muro, mi sembra. C'era Muro. un muro, è vero, te lo ricordi? Che c'era un Sì. Non muro che sopra c'erano dei pezzi di mi vetro. ricordo tanto, mi ricordo il muro. Vabbè, comunque dovrebbe essere quella. Montale. Aspetta, allora, aspetta, perché qui, urca miseria, avevo preparato per questo gioco, urca miseria, annuncio, no, volevo mettere qui. Non farmi vedere le altre, Non si eh? vede, non si vede. Montale. No, gli mando il Ok. WhatsApp a Omar. No, adesso tocca a te. E qui abbiamo sempre una domanda di letteratura. Alla sera, tu cosa Ah, è fai? una poesia. Ah, alla sera, benissimo. È un'opera scritta da chi? Da Luigi Pirandello, Ugo Foscolo, Giacomo Leopardi o... Oh, sto al Manzoni, Alessandro Manzoni, c'è sempre ovunque, avrà scritto un sacco di cose, sto signore, io adesso presuppongo. Vai. Alla sera? Me Alla sera. Però, ripeti? Me allora, ripeti? alla sera, Luigi Pirandello, No, Ugo no. Foscolo, Giacomo Leopardi o... No, Giacomo, Alessandro Manzoni. no. No. Alla sera, questi qui, uno di questi quattro Foscolo.
Ma allora io adesso non lo so, devo chiedere al pubblico, devo chiedere al... Secondo me, perché Leopardi no, è troppo, un po' troppo pessimista per fare una poesia. Manzoni, troppo letterale. E allora con Ugo Foscolo con la Sì, Ugo sera. Foscolo. Grande, grande Safira, sì, hai indovinato. Guarda che tu, Omar, se continui a mandare i messaggi qui, adesso blocchiamo tutto, blocchiamo le linee, chiamiamo subito Vodafone Grazie Blu. Omar, grazie, grazie. Andiamo invece con la... Mi arrivano le risposte su internet, tanto non lo vedi tu. Sono tutte di qua. Ascoltami. Adesso andiamo avanti perché il tempo, oramai la mia frase dell'anno stringe, ma stringe anche altro, ma no, scherzo. Vabbè, Vai. con la pandemia, cioè, No, io tu non puoi immaginare il caldo che fa in questa casa, perché ho no, chiuso io sono tutto, eh. stata a casa. Ah, sì? E per forza, perché sennò poi mi sbatte la porta, io mi spavento e non c'è. Si sbatte la porta? Oh. Invece di sbattermi Non qualcun altro, mi si sbatte la porta. Vai, essere comunque. volgare, No, 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 volgare, no, no. Allora andiamo volgare. avanti con geografia. Geografia. E allora, da quanti stati è composta l'UE? UE come? UE. UE L'UE. T. UE. Non fammi vedere le risposte. No, Eh no, l'UE. leggo, ossi di seppia, eh. Io l'ho letta, eh. Ma è quella di prima? UE, L'UE. UE, ok. Ok. A, 26. B, 27. C, 25. Sì. D, 24. Questa la sapevo anche se non me la facevi tu. No, io direi allora, adesso io mi sono messa le cuffie perché comunque questa è una domanda molto delicata. Perché comunque, allora, l'UE Unione Europea, come ci ha scritto Omar, io direi che qui ho visto i L'Unione G7, Europea. i G7, i G9, cioè qui adesso, cioè qui hai dato anche dei numeri più alti, non saprei. Quanti, mi li puoi ripetere, scusa? 20, allora, lettera A, 26, 27, 25 e 24. Qual è? Allora, se fosse la mia età avrei detto 24, ma ascolta, io non è che potresti farmi un 50-50 così magari e poi chiedo aiuto al Non pubblico vuoi, l'hai dopo. già, no, l'hai Ah, già l'ho già usata, sprecato. scusa, l'ho già usata. Allora no, il pubblico mi deve aiutare. Il pubblico, per favore, aiutatemi perché io non lo so. Io, se fosse per me, avrei detto 24 come la mia età, però... Ha ragione Omar, ti dice ci sono le stelle nella bandiera. Eh sì, certo, ma io Omar ho solamente una bandiera in casa mia, che è quella arcobaleno, e i colori sono sei, quindi su questa ce l'ho. Le stelle sono tante, come faceva? Milioni di Di milioni. milioni, le stelle dell'UE. No, beh, ragazzi, io questa cosa, se magari me la insegnavano come, sai, quello lì che fai gennaio, 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre, è diventato ce n'è uno, tutti gli altri da 31. Guarda, ti aiuto, Ma vuoi un nessuno aiuto mi da sta aiutando, me? il pubblico mi deve aiutare, il pubblico ha chiesto l'aiuto, sono Pubblico, 25, dai, dai, che c'è ancora un 24, quarto 25, d'ora. 26, 27, prima che ci sfumino il programma, manca pochissimo. Ragazzi, e poi c'ho anch'io la mia geografia qui da dire, dai. Quindi se qualcuno mi può aiutare. Allora, ci sono le stelle, Omar, ma se non me lo scrivi... Allora, Dai, Omar. io dico 27. Ho sbagliato? Hai detto scusa? 27. Hai battuto Elisabetta Rapoccio che ha detto anche lei 27, ma Nel l'hai detto contemporaneo prima tu. anche Rossana. Oh. Allora, adesso, oh, sono stata bravissima, bravissima. Guarda, sei 8. riuscita ad andare a vedere sul cellulare le stelle della bandiera. No. No, Brava. guarda, veramente. Brava, E brava, brava. quindi io potrei dire, quindi l'applauso per la Ines. C'è sempre. Grazie per la Ines. Adesso tocca a te, amore mio. Io Ah. spero che tu, geografia, come te la cavavi a Sì. scuola? Male, male. Male. Beh, no, insomma. Allora, l'antica Persia, ce l'hai presente? La Persia? Sì.
Come il gatto persiano. Mi sono persa in Persia. Mi sono persa in Persia. Io mi sono persa ancora prima di partire, tu immaginati. È stato bellissimo. Oggi si chiama la Persia oggi, si chiama Cina, Iran, Nigeria o India? Oh, ma tu non hai mai scelto, non hai mai avuto, voluto avere degli aiuti? Come mai? Sei molto brava. Vabbè, ma perché sono brava, sono una non professionista. Sì, caspiterina, hai capito la te. La Persia. Sì, la Persia. E oggi non si chiama più Persia, una volta... Ma l'hai vista la posa che avevo? Sì, eri molto Lilli, molto Lilli. La Gruber, tu gli fai un baffo. Ascolta, la Cina, la Persia... Era la Cina, cioè oggi si chiama, guarda che domande complicate. Allora, la Persia si chiama oggi Cina, Iran, Nigeria o India? Allora, India no, perché allora Omar ha detto che l'ha beccata, perché lui sta giocando col suo fidanzato a casa. Tu devi giocare con noi. Fammi fare un ragionamento. Aspetta, fammi fare un ragionamento. L'Iran, no, aspetta. Allora, l'India no, perché hanno continuato a chiamarla India adesso sotto la pandemia, quindi non hanno messo altro nome, ok. Le altre sono, non mi ricordo, Cina? La Cina. No, assolutamente no, la Cina è rimasta. La Cina no, assolutamente, quindi secondo me ne rimangono due, che sono la Nigeria o l'Iran. Ok, ti sei già giocata 50-50 da sola? No, io non me la sono giocata. Sì, perché hai già escluso due, tu da sola. Io da sola, facendo un ragionamento, sì, perché l'India la continuano a chiamare così, la Cina so benissimo che non è Cina. Assolutamente. La Nigeria, l'Iran. No, è troppo povera, non riuscirebbe a cambiare, secondo me è l'Iran. Allora, adesso chiediamo al pubblico a casa se è questa, vediamo se qualcuno la sa, la chiediamo al notaio. È l'Iran, grandissima Safira, mamma mia quante ne sai. Andiamo avanti di corsa, perché qui adesso c'è ancora la storia, e poi c'è ancora l'inglese, dai vai. Ma manca pochissimo, ci sfumano. Infatti vai, allora. No, allora facciamo così, tu dai. Fai una di inglese, ok? Mm. E io faccio quella sulla storia, eh? Dai vai, fammi la storia. Facciamo la storia. Allora, vado io. Chi legge Venna? Allora, che aspetta, legge? Aspetta, sto facendomi la storia. No. Ah, scusa, non è la storia. Una Venere creca. Dimmi, crepata. Allora, che legge venne approvata in Italia dal Parlamento nel 1970? A. La legge sull'aborto. B. La legge sulle carceri. C. La legge sul divorzio. D. La legge sulla parità dei sessi. Io direi il divorzio. Veramente? Mamma mia, guarda che sono troppo... Aspetta. Giorgia, senti Giorgia, per caso gli hai dato anche le mie stampe? No. Ma poi ti chiamo, no. Ti mando dopo le mail. Allora, tu vuoi l'inglese? Io voglio l'inglese, così. Allora, dopo Safe Space, che è uno dei programmi che ci saranno durante la Pride Week, io ti dico che cosa significa argument. Io spero che la teacher mi dica che l'ho pronunciata in maniera corretta. Argument, attenzione, argomento, litigio, tema principale o pestaggio. No. Aspetta, perché adesso ti metto una bella musichetta, perché questa ci va. Orca misperegna. Aspetta. No, non hai sbagliato. La risposta esatta è... No, scherzo. Argument. Giusto? No, giuro. La Giorgia dice che non ha mai passato niente, ed effettivamente è vero, possiamo chiedere al notaio. Vai con... Argument, attenzione, perché è molto facile, eh? Argument, se lo ritrovo, è argomento, litigio, tema principale o pestaggio? Qua
50 e 50? 50 e 50. Ok, allora, tolgo amore, tema principale. Cosa vuol dire altro? Tema principale. Non è valido, non è valido. Ti tolgo tema principale. Ah, e quindi amore, rimane argument è argomento, litigio o pestaggio? Allora, argomento, litigio, pestaggio, Ana? Ma no, chiedi ancora al pubblico, c'hai, eh? Tu c'hai ancora il pubblico. Io direi, cosa mi hai tolto? Ti ho tolto tema principale, rimane argomento, litigio o pestaggio? Argomento no. Ok, dai. Litigio. Chi è che è passato lì sotto? Litigio? Ed è litigio! Grande, grazie, grande, Anna! Grande. Grazie! Grande. Sì, oh, scusate. Mi ha suggerito! Te l'ha suggerito? Sì. Cosa stai facendo? Stai facendo pipì? Allora, gli applausi qui continuano ad oltranza perché oramai mancano 9 minuti. Volevo farti solamente se questi applausi si fermano, perché comunque incoronano Safira e la Ines a pari merito, giusto? A pari punteggio. Ah, hai capito, hai visto. Però adesso non è finita. Ma tu ne hai sbagliata una però, eh? Io no, ne ho sbagliata una. Guardate che intanto nel frattempo dietro è cambiato il nostro sfondo, perché praticamente siamo addirittura d'arrivo e quindi mi devo mettere di qui. Però facciamo e volevo fare alcune domande, visto che con noi la Safira, che non si ferma mai, ma non, soprattutto ha fatto grandi cose. E allora... penso un po' come tutti quelli che ci sono collegati oggi con noi, sì. Sono interessati a sapere, almeno io sono molto interessata a sapere, cosa? Quello che hai fatto recentemente, perché comunque non sei solo negli spettacoli in tutta la provincia, Varese, Milano, eccetera, eccetera, sei oltretutto sempre sul web con le tue dirette, col Varese Pride, ma hai fatto qualcosa di interessante in televisione. Ce ne vuoi raccontare e parlare un attimino? Sì, allora, ma è già andato in onda comunque, ma è stata un'esperienza stupenda, che poi, allora io ho fatto un po' di cose, no? Quindi ovviamente alcune cose, quelle che vengono già programmate, fatte vedere, poi io ovviamente ne parlo perché è andato in onda così, e poi c'è un altro progetto adesso che andrà, insomma, arriverà a breve, no? Ecco. Sono molto contenta, sì, che l'ho fatto il mese scorso e insomma adesso a breve insomma vi dirò anche nei miei social che cos'è. Poi sì, ho partecipato, cos'è stato a febbraio, esattamente il 5 febbraio è andata in onda la puntata di Guess My Age, dove io mi sono presentata in drag e dovevano indovinare la mia età. E devo dire che però mi hanno cambiata, perché guardandomi ovviamente era un po' complicato col make-up e così, e mi sono trovata benissimo, però ho fatto 3 minuti poi con il meraviglioso Papi, perché mi sono trovata benissimo e con tutto lo staff e con... Però anche lì ho fatto un casting, quindi iniziale, anche perché c'è tutto un lavoro, no? Quindi il lavoro anche, vivo, anche se poi è di pochi minuti. Però devo dire bellissimo. Ma è un po' paragonabile al tuo mondo in cui tu vivi o è completamente un mondo separato a sé stante? Ma tu dici per quanto riguarda la drag queen? La preparazione, il dietro le quinte. Sì, è bellissimo, perché poi dopo conosci altra gente, anche durante... Ma è bello già i casting, guarda. È bello perché vedi tanta gente che ha voglia di fare anche magari queste piccole presenze, no? Perché anche la mia è stata ovviamente una presenza, un passaggio televisivo di 3 minuti, che poi in TV è tantissimo. No? Ed è stato sì, è stato bellissimo, veramente. E diciamo, no, beh, ovviamente cambiandomi, io avevo preparato un'esibizione, avevo preparato delle cose, però giustamente il concorrente mi cambiò
e quindi io al momento mi sono dilettata a spiegare insomma che cosa sono quando mi ha chiesto Papi. Però è stato veramente veramente bello, sia dietro le quinte durante il make up, con tutti, sai, dietro ci sono i costumisti, ci sono i truccatori, è bellissimo il look, ho portato proprio questo, quello che vedi qua, e comunque la puntata la vedete nel mio Facebook, che è del 5 febbraio del 2021, quindi è stata un'esperienza stupenda. Bellissimo, bravissima, grazie. Sì. Però senza spoilerare nulla del tuo, si usa molto tra i giovani questo nuovo termine di spoilerare. Io non so. Io rispolveravo di solito quando ero. Invece qui si usa spoilerare. No, dici un attimino quando potremo, come dici te, vedere il tuo nuovo, questo che è... Progetto? Beh, non è solo mio, nel senso, quindi io sono stata chiamata. No, ovviamente a breve, tanto ve lo vedrai su Facebook, manca poco. Benissimo, benissimo, benissimo. Quindi vabbè, ti avviso, perché sono stata felicissima di essere stata contattata e di aver fatto, Lo aspettiamo con grande gioia e soprattutto con veramente con orgoglio, perché comunque riesci a portare veramente delle cose e no, ci provi, ma ci riesci anche, è bella. Questo ricorda. Allora, sai cos'è? Non è che non è facile, è l'importante crederci. Secondo me anche tu hai una meravigliosa luce, ma te l'ho sempre detto, Ines. Oggi la luce non viene fuori. No, quindi. No, è quella che hai dentro, perché ti trasformi da maschia, da Gianluca a Ines, ti trasformi perché la tua ironia ce l'hai già da Gianluca, come io ce l'ho da Marco, ma siamo due persone completamente diverse, no, rispetto a Ines e Safira. E con te è sempre un piacere stare a fianco, perché nonostante io vorrei tanto vederti esplodere sempre di più, e so che accadrà, ok? Anche perché comunque ti devi sbrigare, perché hai quasi 50 anni, quindi sai... Non svegliamo l'età, non svegliamo ha fatto un uomo, ha spoilerato. Beh, cosa mancano? 2 anni? 3 anni? Mancano molti anni, amore mio, perché io te l'ho detto prima, sono 24 e non sentirseli. Ascolta, io ti ringrazio tantissimo per le belle parole, soprattutto perché le avevi già spese l'anno scorso e io le ho riascoltate, perché comunque una cosa che mi è rimasta impressa è che comunque ti faccio ridere, e se ti faccio ridere facciamo ridere, e se facciamo ridere ridono anche gli altri. E tu siamo, mi fai ridere, ma non, cioè io rido con te, non rido di te, è diverso, io rido con te perché sei in grado di far sorridere me e soprattutto la gente che ti segue, che ti vuole molto bene, e lo leggo dai commenti che ti dicono. Grazie, grazie mille. Attenzione, allora, ci rivediamo tutti insieme il 12, giusto? Perché la trasmissione è terminata, manca un minuto, ci vediamo il 12 giugno a partire dalle ore 17 presso il tennis di Villa Töplitz, bar tennis di Villa Töplitz. Ringraziamo ancora Arcigay, tutti gli sponsor e il comune di Varese per il patrocinio, Vector, Acconciature Federica, così com'è, Sguardi di Confine e il gioco educativo. A questo punto ringrazio anche te, sei sempre bella, splendida, vai avanti così e grazie. Ci vediamo sabato. Ciao Ines, ciao a tutti e sabato. Grazie di cuore. Buon Ciao. Pride a tutti e buona Pride Week a tutti. Grazie. Ciao, 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 ciao.